Ma è sempre un'emozione parlare di Campobasso, parlare del Molise. Ci sono arrivato quando avevo 19 anni e sono approdato in questa città. Non ci volevo venire, mi ricordo, perché era il periodo in cui dovevo scegliere dove andare all'università e quindi visitai i vari atenei e arrivò anche il momento di visitare Campobasso e io espressamente dissi a mio padre di non volerci andare perché non avevo intenzione comunque di lasciare una piccola città quale Avellino per trasferirmi in una città più piccola come quella di Campobasso. Poi ci sono andato in estate, era luglio, e devo dire che sono rimasto particolarmente colpito dalla tranquillità, dal silenzio. Ricordo che la prima cosa che feci fu passeggiare in questo centro storico bellissimo che porta fin su al castello. Io abitavo in via Sant'Antonio dei Lazzari, se non sbaglio, sono stato lì per 4 anni. Zitello a vita, Bravo, è la bravo. miglior cosa, è Come? la miglior cosa. Beh, dipende, Eh insomma. sì, te lo dico io, è la miglior cosa. Ormai Sì. sono anziana, non ho più bisogno di niente. 4 lunghi anni, ho lasciato questa casa a settembre 2021 con grande dispiacere perché ho sempre detto che Campobasso è la mia seconda casa. Trovo sempre un momento per partire e tornare lì dove sono stato bene, sin dal primo momento. Gente veramente stupenda, accogliente, così come la città. Il Molise in generale è un posto che andrebbe tanto sponsorizzato, andrebbe pubblicizzato. Io durante le mie trasmissioni in radio cerco di farlo, no? Vado sempre alla ricerca di quelli che sono i borghi, le caratteristiche del Molise per parlarne, perché effettivamente è stupendo. Ricordo ancora quando finivo l'università, finivo i corsi e magari il pomeriggio, quando c'era il sole, partivo con i miei amici di corso da Campobasso e andavo a Termoli. Andavo lì, facevamo la passeggiata sul lungomare, poi l'aperitivo. Ricordo i punti di ritrovo dei ragazzi di Campobasso. Campobasso è nel mio cuore, non la dimenticherò mai, non dimenticherò mai il Molise. Ho avuto l'opportunità appunto di viverci per 4 anni. Mi sono laureato all'Unimol in Scienze della Comunicazione e per me rimane un pezzo di vita incredibile. Anche quando solo penso al Molise mi vengono un po' le lacrime agli occhi perché effettivamente sono stato tanto bene, sì.